Il valore dell'equità nella salute, la sostenibilità del ruolo delle direzioni strategiche dei presidi pubblici del sistema sanitario nazionale ed il futuro della professione infermieristica sono stati questi tre i capisaldi della mattinata della seconda giornata del Forum Mediterraneo in Sanità qui a Bari, con un particolare rilievo. La questione economico-finanziaria che passa dall'Europa, arriva al governo centrale, si dirama sulle singole regioni, è il cardine per il futuro della salute di noi pazienti. Abbiamo fatto un percorso incredibile al centro di Tricase che, sottolineo, è iniziato nel 2012 da zero e attualmente viene considerato tra i primi al mondo nel settore. Dobbiamo avere la visione di quello che succederà tra 5 anni. La mia esperienza americana mi ha molto aiutato a portare funding pubblico e privato. È importante in questo momento di incertezze stabilire un nuovo percorso analogo al biotecnopolo per sostenere nel tempo e nel futuro questo processo. Occorre una riforma, penso che dopo 30 anni la riforma madre che ancora governa, o meglio definisce i modelli di governance, penso che sia abbastanza superata. Riteniamo di dare un contributo con Federsanità anche a chi governa o nel momento in cui ci si deve approcciare ad una riforma, di dare ovviamente una riflessione importante con ovviamente dei dati alla mano per consentire di rivedere questo ruolo. La professione infermieristica ha ancora attrattività sui giovani. Quello che non è attrattivo sono le condizioni organizzative, lavorative, professionali, di sviluppo di carriera, di riconoscimento dell'autonomia, delle capacità, delle competenze, quindi in definitiva quelle economiche. Lo Stato del Paese invita i giovani a formarsi vicino ai luoghi di vita. Non è più tempo di pensare che un giovane possa venire da Bari a Bologna, a Milano, a Torino per studiare, perché significa stare 3 anni fuori di casa a spese della famiglia.